Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video vlog barra chiacchiericcio. Questo è un video vlog di quelli proprio che si vanno in giro per la città o per il proprio paese. Però questo è un video chiacchiericcio perché siccome che sto riprendendo a fare video con la Canon, voi non lo vedete, ma stavolta sono con una fotocamera perché ho voglia di sperimentare come si può fare un video con la fotocamera Canon. Non faccio nessuna recensione perché l'ho fatta in passato, ma poi l'ho cancellata perché era un video inguardabile e inascoltabile. Cosa voglio dire con questo? Che era un video che non si sentiva bene, non si vedeva bene. Adesso, siccome che ho fatto grandi progressi col canale, almeno credo e spero che sia così, se veramente c'è da mettersi le mani ai capelli. E niente, quindi ho voluto fare questo video dove vi faccio vedere che cosa faccio oggi. Insomma, non è che ho fatto nulla di che oggi. Ho dormito tutto il giorno quanto è grande, che può constatare la mia nonna, perché è vero, ho dormito un bel po'. Poi mi è venuto anche un mal di testa, ma vabbè, dettagli. Non mi sto truccando in tutto quasi l'estate, non capisco perché. Prima mi stavo truccando di più, ma ho smesso. Spero che i trucchi non mi si guastino, non mi diventano scaduti, perché spero di no, perché io li sto usando non dico tutti i giorni, ma una volta un giorno sì e l'altro no, un giorno sì e l'altro pure, dipende da come mi va a me. Non è sempre così. Comunque niente, ops, aspettate che questa roba qui che mi scende, ok. Vi dicevo, allora, tanto mi avvicino un po', ok, non voglio avvicinare un po' di più, perché non so manco se mi vedete, ok, sì. Adesso mi vedete, sì? Sì, c'è lo specchio retrovisore e lo specchietto qua per truccarmi, perché sennò io non vedo come mi sto mostrando e soprattutto cosa devo dire. Comunque, mi stavo dicendo che cosa mi sono persa, vabbè, niente, che appunto ho dormito un sacco e non mi sono truccata, ogni tanto mi trucco ma non sempre. Le palette spero di poter continuare a utilizzarle. Aspettate. E rieccomi, allora, scusate, ero stata interrotta. Allora, vi dicevo appunto che mi sto truccando poco per il semplice motivo che preferisco far respirare di più la mia pelle. E poi anche perché, ragazze, con questo caldo che ne ha voglia di truccarsi. Sì, è vero, se non ho una pelle abbastanza... se ho una pelle non proprio bella da vedere anche dal vivo, è bene truccarsi. Ma ragazze, chi l'ha detto questo? Secondo me non c'è scritto da nessuna parte che uno non si può, si deve per forza truccare anche se non ha una pelle perfetta. E è bello anche lasciarsi struccate e anche se, vabbè, dico, hai una grande acne, io dico è bene curarsi e fare una buona skin care. Dalla skin care si può riuscire anche a truccarsi, a farsi un bel trucco, ma anche avere una buona pulizia della pelle. Secondo me, comunque, io non sono né una dermatologa, non sono nessuno, non voglio insegnare nulla a nessuno, però mi piace parlare di queste cose perché io ho aperto il canale per cosa? Prima di tutto, all'inizio, ripetisco, lo aprivo per la musica, cioè lo ascolto. Avevo YouTube, ce l'ho tuttora come per adesso, solo per la musica. Poi, oltre a diventare un utente YouTube, piano piano, non mi reputano YouTuber, però molti mi hanno detto, non dire che non sei una YouTuber perché lo sei. Sì, è vero, lo sono, ma non sono una YouTuber. Avete capito questo gesto? No, ve lo dico, stragrande che mi conoscono tutti. No, perché non è così. Sono una YouTuber che preferisce farsi i fatti suoi, però se può avere modo di conoscere persone, perché ne sto conoscendo di belle persone qua su YouTube, bellissime, bravissime, molto competenti, molto serie. Non dico che io non sia seria, però che adorano il mondo del make-up, tanti vari argomenti, vasti argomenti,
come quelli che faccio io, ma diversi, totalmente, totalmente diversi dai miei, come Veronica, la bambina mai cresciuta, come Luana, Gigia Topax, come Amarly Scuba Libre e tante altre ancora, come ce ne sono tante qua su YouTube, che mi piacciono tantissimo, come Kimono Blu Gatta Luna, che adoro tantissimo, ma in primis, adoro molto Clio Makeup, è vero. Potrei non fare nomi, ma io li faccio perché amo da morire e adoro Clio Makeup. Che bello di che fa? Mi piace, che devo dire. Non è una colpa. Scusate, non sto sudando, sono prurita sotto il naso. Vabbè, niente. Non dico che qualcuno mi stia pensando, perché per me è una pantomima, una stupidata. Quindi non credo che nessuno mi stia pensando, anche se sto dicendo una stupidata anche io, ma. Ho plurito, punto, finisce lì. Come allora vi stavo dicendo, come ho passato oggi la giornata? Allora, appunto, non l'ho passato tutto il giorno in casa ieri. Oggi purtroppo sì, dico perché purtroppo, perché fa troppo caldo, ragazze. Oggi appunto sono andata a fare la commissione, questo non ve l'ho detto, perché dovevo per forza di cose, sì, andare a vedere come si stava mettendo per aggiustare il mio telefonino. Che l'Huawei P6, che ovviamente ciao proprio, non ce l'ha fatta a farsi, cioè non l'ho più registrato perché era troppo rotto. Allora, questo qui è bello nuovo, l'ho preso al compleanno di mio nonno, anziché festeggiare il suo, il mio, anziché festeggiare il suo compleanno, abbiamo festeggiato il mio, quindi vabbè, tutte e due, perché vabbè, voi direte, ma perché siete nati allo stesso giorno? No, lei è nata nel. In un altro anno, ovvero nel 42, lei è del 42, mia nonna. Io sono dell'88. Comunque, questo non c'entra niente. Per dirvi che lei, anziché festeggiare il mio compleanno, cioè il suo compleanno, il suo stesso compleanno, ha festeggiato il mio, vabbè, uno così. E anziché comprarsi lei qualcosa, ha comprato cara cara a me un telefonino che potevo anche aspettare. Ma vabbè, io testarda come sono. Dura come sono, ho voluto per forza comprare un telefono. Voi direte, perché non hai aspettato? Potevi prima festeggiare il compleanno di tua nonna e poi aspettare a quando era il momento necessario per comprarlo. Sì, è vero, ma io ho fatto sempre come dicono gli altri. Sei troppo testarda e sei troppo, a volte egoista. Sì, potrò essere egoista, ma. Io purtroppo senza un telefono non ci so stare. Sì, lo so, sono una stre o una stro, per non dire altro, parolacce. Però sono fatta così, sono fatta stupida, sono scema, quello che volete, ma non ce l'ho fatta, quindi ho dovuto comprare a tutti i costi. Raga, sappiate che io sarò difficile da sopportare, da combattere, da sopportare, tutto quello che volete, ma finché non ottengo qualcosa a tutti i costi e quando voglio io, non sono contenta. Che ci potete fare? Sarò difficile, quello che volete, ma. Ecco perché ho un'amica che mi sopporta tanto. Non è Stefania, ma un'altra. Non sto qui a dirvi chi è, come, perché, ma mi sta aiutando tanto psicologicamente. Appunto, voi direte, ma tu sei stata adottata? Sì, sono adottata e sono. Mia nonna mi ha adottato, perché mia madre, quando non c'era più, quando mia madre, ahimè, è morta, mi ha dovuto lasciare mia nonna, e mia nonna mi vuole tanto bene, e ha detto sì, figlia mia, ti tengo io. Non faccio nomi, faccio una specie di midrash, di mistero, perché è bene così, che non voglio dire troppo, fatti miei, perché già vi ho raccontato. Se volete vi linko il link vi racconto la storia della mia drama life, insomma. Quindi oggi vi stavo a dire che praticamente con questo telefono, questo qui, uno è nuovo e l'altro, il Huawei P6, l'ho dovuto gettare. E sì, lo so, sono soldi sprecati, perché mi hanno preso 15 euro per poterlo aggiustare, non se ne è fatto niente, l'ho aggiustato e ce l'ho buttato. Non l'ho buttato, l'ho messo nella quelle cassette che si va qui nel mio paese, qua a Palau, come si chiama? Sì, in un cassetto dove riciclano cose tecnologiche tipo smartphone, tablet, computer, non credo, ma vabbè,
più che altro computer, no, aspettate, smartphone e tablet e altro non saprei, forse macchine fotografiche, non saprei. Comunque sì, fatto sta che ho voluto farla aggiustare, ma non mi basta niente farla aggiustare perché continuavo a telefonare finché poi oggi non sono andata alla Buffetti e cosa mi ha fatto dire? Toh, ecco qua, questo è il tuo telefono. Ma non credo che te l'abbiano aggiustato. Comunque sono. Il prezzo è della spedizione, di quello. Non so manco per cosa me l'abbiano fatto tirare fuori questi benedetti 15 euro. Che sta il fatto che. Che sì, ragazzi, che non ne passa niente a fare aggiustare il telefono che avevo prima con cui registravo tutti i miei bei videucci. Che poi. Vabbè, per me saranno belli, per voi saranno brutti. Io dico che sono belli, non sono questi fatti bene alla perfezione come li fanno in TV, però ci tenevo a dire che mi piacciono i video come li faccio. È vero, non hanno un senso logico di quello che dico, perché non avranno mai un senso logico, mi accontento di ciò che dico e di come io riesco a, come dire. Come riesco a trasmettere a voi la mia passione per parlare con voi, per sfogarmi con voi, anche se non può essere sempre una valvola di sfogo il mio canale YouTube, ma deve essere anche un po' di divertimento, un po' e un po', perché altrimenti non mi si calcola nessuno, già lo so questo. Non era come nel 2016, nel 2013 che era tutto wow, quasi perfetto. No, adesso se non ti fai qualche pezzettino di taccuino con una penna, non sei nessuno. Perché? Perché ti devi trascrivere qualcosa, altrimenti se vai fuori tema, non ti segue più nessuno. Devi farlo a corto o una via di mezzo. Ora l'ho capito, è così. Ma io non ce la può farlo video, faccio farlo video. Scusate se parlo in maniera tipo la toscana, ma a me stanno troppo simpatici i toscani. A partire dalla la bambina mai cresciuta, ossia Veronica. Comunque, nulla. Io appunto saluto Veronica e tutte le altre che mi guardano di tanto in tanto. Non lo so neanche più se mi guardano, ma ci tengo a salutare di nuovo. Rinnovo i miei saluti. Luana Gigia Topax. Come dire, la bambina mi ha cresciuto, grazie di avermelo ricordato. Melanie, faccio anche i complimenti da sola. E poi sì, Steffi, il cane della Pirottina e tante altre che adesso non cito perché, ah vabbè, Clio non credo che guarderà mai i miei video. Ciao, buonanotte perché non so se guarderai mai, ma io provo lo stesso a salutarti. Anche il mondo di Frenchy, il mondo di Chicca, vabbè, alcune YouTube lo sto saltando lo stesso, anche se non guarderanno mai i miei video. La gatta Luna Kimono Blu, e vabbè, anche lei ci tengo a salutarla. Un bacio a tutte e niente, ragazze, questo era tutto. Adesso intanto ci tenevo a dirvi che grazie ancora di cuore per chi mi segue costantemente dall'inizio, da quando ho cancellato l'altro canale, sia a questo, che è stato ricreato nel 2020 non mi ricordo, marzo, del marzo del 2020, ma non mi ricordo di che giorno. Aspettate un secondo che ci guardo, un secondino solo, per assicurarmi di non dire balle. Allora, sì, del 27 marzo 2020 è stato creato, esattamente. Il 27 marzo 2020 io ho ricreato nuovamente sto canale YouTube, perché nel 24 dicembre 2013 ne avevo un altro che superava i 1000 iscritti, ma mo l'ho cancellato per un errore che non volevo fare, cioè praticamente sta così: il fatto che io volevo far vedere, mettere i mi piace visibili, ma YouTube, ahimè, vuole l'ennesima volta che fa l'ennesima schifata, perché a volte YouTube è una schifezza, ma non sempre, cioè, però ai suoi contro, ha fatto sì che cambiasse il suo sistema informatico YouTube. Cosa ha fatto? Ha messo mi piace
nascosti. Io così non posso fare più nulla. Quindi posso solo vedere io cosa metto quando metto like agli altri canali YouTube, ai video degli altri canali YouTubers e YouTuber. O come se, vabbè, ci siamo capiti comunque. E l'altro canale mio, cioè, allora, quanti canali hai? Lo so, avete visto che ho un casino di canali. Allora, uno non so più la password, quindi ciao, ne proprio, salutatelo. E l'altro è YouTuber Melania, Palau, cose del genere. Non ve li faccio vedere perché tanto, se volete, li potete pure vedere. Tanto, o l'uno o l'altro, prenderò confidenza. Confidenza, che sto di no, vabbè, non taglio neanche, ragazzi. Se volete, lo vedete, se no ciccio. Amen, pace. Se volete vederlo, lo vedete. Tanto lo cercherete se vi appare nei consigliati. Non lo so. Prima o poi registrerò quei video anche per quegli altri contenuti che voglio portare come videoblog o che riccio videoblog direttamente. Di fatti in casa, tipo come questo di adesso, da seduto, da anche da in piedi e niente. Quindi, quante volte ho detto niente, contateli. Questa è una crupacchiona che non ce n'è, ma vabbè. Stavo dicendo, mi sto appuntando tutto ciò che voglio dire per ogni video, singolo video che voglio fare su questo benedetto canale YouTube. E comunque ho cancellato il canale per errore, quindi errore sarebbe dire appunto quello che ho appena spiegato, perché volevo far vedere i miei piace come mettevo agli altri. Ciao, non essere fatto più niente, così ho fatto modo che l'ho cancellato. Perché? Perché sono stupida, ragazzi, sono stupida, capito cosa fa? Sono stupida, quindi ho fatto così e l'ho cancellato. Vabbè, c'è un prete che è meglio, va, che è meglio come sto zitta. E se sentite baccano non sono io, è semplicemente la tele che fa un baccano della Madonna. Poi mi hanno manco da un orecchio, ci sente bene, e proprio io l'ho voluta accontentare per amor mio, ma soprattutto suo. E ho detto: oh no, perché mi chiedi ogni volta di alzarti la televisione? Perché non sento bene, ma ormai ho quasi 80 anni, dammi il modo di alzare di più la televisione. A quanto gliel'ho alzato? Poverina, ti aiuto, e povera anche lei, vabbè. A 100, volume 100, perché non ci sente, raga, come devo dire, non ci posso fare niente. Sta diventando anziana, e come tutti gli anziani che si rispettino, non sente bene, quindi a 100 gliel'ho messo. Voi direte: ehi, esagerata, se non ci sente, non ci posso fare, raga. Di nulla, ragazze, portate pazienza. In ogni video parteciperò anche alla mia televisione. Mamma mia. No, non voglio ridere di cose di lei, però mi fa buffo che Mischina non ci sente. Vabbè, pazienza, porta pazienza, voi mi direte, certo che se ci posso fare. E poi niente, ragazze, tutto il resto, cosa dirvi? Sì. Da qui in avanti proverò a portare contenuti di trucco. Non vi prometto niente perché purtroppo c'è questo caldo, non so se riuscirò a truccarmi. Ci voglio provare a truccarmi, dai. Proverò e basta a truccarmi. E niente. Mi avvicino un po' di più. Anche se non mi sto truccando in questo momento, comunque, per dirvi. Se vi fa piacere, iscrivetevi al mio canale YouTube. Mettete il tasto all'insù, cioè il pollice all'insù, che sto di vabbè. Sto un po' delirando perché c'è un caldo che si muore. Adesso non ce n'è perché la finestra è chiusa. Voi direte: finestra chiusa? Sì, ragazze, perché si sente di meno, ma quando l'apro, cioè, si muore, entra un caldo fotonico, come si suol dire. Non so chi dice fotonico, forse è l'angolo di Kate. C4Kate su Instagram, l'angolo di Kate, l'angolo di Caterina, che è tra l'altro l'amica, l'altra amica di The Witch Posizione di Bellezza, Caterina. Le due Caterine, va bene, niente, io vi saluto tutte, un bacio, appunto, bel like, iscrivetevi, attivate la campanella e appunto perdonatemi per tutto questo trambusto di chiacchierare, ma a me piace chiacchierare.
E noi ci si vede al prossimo video. Adesso mi allontano un po' di più. E niente, con questi mio bel vestitino io vi saluto. E oddio, come ho messo questa bambolina? Aspettate un attimo. Sì, c'ho due matrioshke bellissime che mi fanno veramente impazzire della sua bellezza. Mi piacciono un mondo. Già, non so se la volete vedere. Vi faccio vedere come ho sistemato qua tutto attorno. Sì, allora, aspettate un secondo e torno subito. Allora, questa è la mia postazione trucco dove eravate prima seduti qua sopra, qua, vedete? E vabbè, qua ci sono le maschere, non ce ne frega niente. Queste sono le mie matrioschine. E vabbè, sì, questa è la foto di mia madre quando ero piccola io con lei. E ho sistemato tutte le mie matrioshke, tutte, due ce ne sono, già tanto, vabbò, e niente. E questo è il mio mondo make-upposo, vero? Qua c'è lo specchio per vedermi io, perché non so come vedermi altrimenti. Qua ci sono i miei pennellucci, vedete? Poi qua c'è una trousse di pupa. Le PPF2, non so come chiamarle perché non mi ricordo. Comunque, sta il fatto che le mascherine, il microfono, che tanto non uso più. Poi qua ho tutto il mio mondo make-up, appunto, dove c'ho tutti i miei le mie cose belle, cioè questo qua l'ho spostato che era di là, era, lo vedete dove era? Era di là, era qua. L'ho spostato qua per far mettermi la telecamera. E qua c'è, vabbè, vedete cosa c'è? Smalti, rossetti, qualche lima per le unghie, mascara, ce ne ho di cose. Poi fazzolettini, fazzoletti multiuso, che tanto faccio mille usi, vabbè. Detergenti e cose varie, acqua micellare che non utilizzerò mai più perché mi ha bruciato come l'inferno. Sto parlando di questa dell'Eurospin, vedete? Eccola qua, questa. Poi questa è una cosa che devo utilizzare. Mamma mia, che voci che sentono, io non so perché non chiudo con la televisione, scusate il trambusto. Poi, allora, vi dicevo, qua c'è Douglas, che dirvi, altri campioncini, scatole campioncini, una scatola del Royal Beauty, e qua altri campioncini della Vichy, Sephora, e farmacia, make-up, palette, sì, se, vabbè, detto la stessa cosa, palette, un campioncino qua, campione anzi più che altro, Sensodyne che devo ancora utilizzare, Sensodyne che ho finito, mi strapiace e pulisce bene i denti. Non mi fa sentire più di tanto la mia sensibilità perché sono molto sensibile ai denti e alle gengive, quindi no comment. Sto utilizzando in questo momento il Colgate, vedete? Colgate, cos'è Colgate? Boh, antitartaro, non saprei questo comunque. Questa è una piccola trousse dove c'è, che mi ha regalato mia cugina Franci, non so se vedrà ma questo video, ciao comunque. E vabbè, tutte queste sono cose che mi ho messo di qua, come la trousse, un'altra trousse, un portatrucchi perché dentro se vado in sala o in cucina mi trucco lì su, cioè sulla tavola della cucina. E poi, vabbè, questa è la scatola, la cassettiera dove ci metto tutte le mie palette e niente. Questo è il mio specchiettino e vabbè, non vi mostro altro perché ho letto disfatto e non mi sembra il caso. Adesso vi faccio andare dove eravate sotto il mio posto e noi ci si vede dopo per i saluti. Niente ragazzi, adesso io vi saluto perché altrimenti vi divento veramente, veramente troppo, veramente, veramente troppo lungo. E un bacio, veramente, vi raccomando, seguitemi su Instagram perché da qui in avanti pubblicherò sempre con questa benedetta macchina fotografica della Canon. Per chi non lo sa, edito Windows Movie Maker perché KineMaster ultimamente mi sta facendo un po' innervosire di brutto perché non so come tagliare i pezzi, quindi faccio un disastro dopo l'altro. Quindi adesso taglierò da qui in avanti con Windows Movie Maker i miei video, sempre se riesco a tagliarli. Non è detto, ma vabbè. E nulla, io adesso provo a come dire,
editare sto video e ve lo mando adesso in onda se riesco, non è detto. A presto, ciao, un bacio. Ragazzi, vi voglio bene, ciao. Like, commento e se vi va iscrivetevi. Ciao, bacio.